Pagina degli spettacoli con il Tenco Ascolta. Ieri sera al Castello Svevo di Cosenza, la prima serata di una 2 giorni dedicata agli artisti del Sud. Per noi c'era Carla Monaco. La canzone d'autore spugna il castello di Cosenza. Tra le mura dell'antica fortezza si ascolta musica nuova fino a notte fonda. Giovani, interessanti e meridionali gli artisti selezionati. È il Tenco Ascolta, una rassegna con diverse tappe in Italia che arriva per la prima volta in Calabria. Non ci sono vincitori e vinti, non è un reality. Il premio è essere qui. Indosso una maschera di cera. Ricca e stimolante la prima serata, canta per primo Gerardo Tango da Andria, poi tocca Giulia Catuogno, la palermitana che ha vinto il premio Mia Martini, giovanissima ma con voce e carattere da vendere. A 20 anni secretini, secretini, non sei qua. Dirompente, ironico e trasgressivo, l'unico calabrese della serata, Marco Ondiro, cosentino doc. Le sue sono canzoni colte, piene di riferimenti e citazioni musicali e non. Ma fare la parte del leone per tutta la serata è l'ospite d'onore dell'evento, il vincitore del premio Tenco 2016, Otello Profazio, il più atteso e il più applaudito. A 80 anni continua a cantare e a farci cantare tutti. Tutta roba inutile, tutta roba inutile.